Buonasera e benvenuti al nuovo appuntamento con Primo Cittadino. Anche questa sera siamo in compagnia del sindaco di Fano, Massimo Seri. Buonasera, sindaco. Buonasera e buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. Come sempre potete intervenire in diretta telefonando al numero 0721 86 14 33 oppure inviare un messaggio anche con WhatsApp al numero 338 49 68 250 che tra l'altro vedete anche in sovrimpressione. Dunque, questa sera è stato eletto il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Fano. Durante il nostro telegiornale abbiamo visto insomma, tutti questi momenti, e invece per il settimo assessore... Quanto si dovrà aspettare? Poche ore, penso domani ufficializzerò la cosa. E mantenendo fede agli impegni che avevo assunto, dicendo che tutto questo avviene a invarianza di costi. Quindi, anzi, penso che tutto avverrà in riduzione dei costi complessivi. Benissimo. Ricordiamo che l'8 ottobre è avvenuto il passaggio gratuito da parte del demanio dell'area del campo d'aviazione, dell'ex campo d'aviazione. Quindi ora il Comune non ha più scuse per risolvere il caso Grizzly. Ricordiamo che alcuni ragazzi stanno occupando abusivamente uno stabile in via Colonna. Tra l'altro, proprio questa sera durante il Consiglio Comunale, il consigliere Davide Del Vecchio dell'UDC ha chiesto la revoca della delega alla legalità all'assessore Mascarin. Come procederete? Beh, io ho già avuto modo di rispondere in Consiglio Comunale, perché poi vengo dal Consiglio Comunale. Chiaro, quella è stata una provocazione in politica, nel dibattito, nelle discussioni, le provocazioni ci sono. È chiaro che è stata rispedita al mittente. Fra l'altro l'assessore Mascarin sta svolgendo molto bene la sua mansione d'assessore, nelle sue deleghe è molto apprezzato. Devo riconoscere che gli utenti dei servizi da lui seguiti sono molto soddisfatti. E sta facendo anche diverse iniziative, anche per tutto quello che riguarda la legalità. Però su questo, visto che ho la parola, penso che anche i telespettatori si aspettino delle indicazioni su come intendiamo muoverci. Io ho già avuto modo anche di rispondere nel precedente Consiglio Comunale alla consigliera Cucuzza, che mi poneva delle questioni. Ma non dobbiamo aggiungere niente di nuovo a quello che abbiamo sempre sostenuto. Io penso che un sindaco non deve fare altro che rispettare per primo il sindaco le regole e poi farle rispettare anche agli altri. Ricordiamo che lei è anche il braccialetto bianco, quindi simbolo della legalità. Esatto. Allora, c'era una questione sulla quale non ci poteva vedere protagonisti, in quanto quell'area era in disponibilità del demanio dal 9 ottobre, e questo oggi lo voglio ricordare, è stato un grande risultato, inseguito io penso da 20 anni ormai. E con questo grande risultato del trasferimento a titolo gratuito, perché questo è il vero risultato che questa amministrazione vanta, perché il federalismo demaniale dava la possibilità di avere questi spazi. Non era scontato che arrivasse in termini gratuiti, anzi alcune scelte del passato con la famosa STU rischiava di compromettere il tutto. Ci siamo adoperati, fra l'altro è nato anche un buon rapporto con il demanio, che vedrà un'altra piccolo risultato che non posso ancora anticipare, ma che penso a brevissimo annunceremo, che porterà un ulteriore beneficio alla nostra città, ripeto piccolo quello, ma è un altro passo che facciamo verso quelle che sono le risposte che bisogna dare ai cittadini. Quindi col 9 ottobre noi siamo entrati a tutti gli effetti in possesso dei 30 ettari per un valore di quasi 14 milioni, perché quello è il valore complessivo, che entra nel patrimonio dell'amministrazione comunale, tra cui il vecchio hangar e quell'immobile, oggi autogestito dai ragazzi. Noi abbiamo scritto in delibera, quindi ci sono atti ufficiali, che quegli spazi sono funzionali a quello che sarà il progetto del parco, quindi non potrà avere una funzione di ospitare, come in questo caso, delle associazioni per tipo di attività diverse a quelle che sono le finalità del parco. Per cui adesso noi ho già avuto modo l'assessore Cecchettelli, che risponde al patrimonio, di incontrare i ragazzi, io perché parto dal presupposto che bisogna anche dialogare, non bisogna sempre trovare lo scontro, trovare le soluzioni nel rispetto delle regole, perché altrimenti non sarebbe giusto nei confronti anche di altre. Ma quindi lasceranno l'immobile, che cosa hanno detto? Beh, io parto dal presupposto che anche simbolicamente uno deve, perché se è stata un'occupazione, questa debba essere lasciata. Poi ragioneremo, perché sono comunque dei ragazzi che fanno delle attività, ripeto, si devono costituire in associazione, ma penso che l'abbiano già fatto. A quel punto c'è un dialogo con l'amministrazione, perché se non fosse
presente un'associazione, non potremo dialogare con singoli. Ma troverete un altro immobile? Nel rispetto delle regole che abbiamo, noi non ci muoveremo in modo diverso come si è stato fatto con altre associazioni, con i club anziani, con tutti coloro che gestiscono degli spazi, purché abbiano delle finalità, delle funzionalità inerenti a quelli che sono i nostri regolamenti, a quelli che sono le nostre finalità. Quindi su questo ci tengo a sottolineare. Voglio anche sottolineare un altro aspetto, che noi anche in questi periodi siamo sempre confrontati anche con altre istituzioni che hanno il compito di seguire anche gli aspetti dell'ordine pubblico, quindi ogni azione è sempre stata concordata, quindi certo. Anche su questo aspetto, al di là dei dibattiti, delle cose che si scrivono, abbiamo sempre tenuto una linea di responsabilità e condivisa anche con chi ha quel compito. Io so che anche questa sera lei ha delle risposte ai cittadini che le hanno posto delle segnalazioni due settimane fa. Sì, perché è giusto dare un senso a questo appuntamento, che è un servizio per il cittadino. Io mi sono preso l'impegno a quelle risposte che non sono stato in grado di darle in diretta il 7 ottobre. Quindi qualcosa è stato fatto? Sì, alcune cose sì, altre. Per ognuna comunque c'è una risposta, perché penso sia anche un atto di rispetto nei confronti dei cittadini che telefono. Poi viene sempre nella massima onestà, dicendo questa cosa siamo in grado, quest'altra certo. No. Quindi se volete vado cosa a... partiamo? Certo. Allora, sì. Strada di mezzo di Rosciano. E, allora, via Papini è stata eseguita dal 20 al 23 settembre, da via 4 novembre alla A14. Sono state chiuse 275 buche, più 8 interventi maggiori, mentre a Strada di Mezzo sono eseguiti i lavori il 24 settembre. Qui sono state chiuse 66 buche più 7 interventi maggiori. La strada è inserita nell'elenco delle strade da asfaltare nel prossimo programma di asfaltature. Via San Martino, traversa di via Monfalcone, anche questa verrà inserita nel programma delle prossime settimane, quindi fine ottobre. Okay. Via Montegiove, sfalcio erba, la ditta che ha l'accordo quadro per fare questi lavori ce l'ha già assegnato, però qui dobbiamo integrare il capitolo per il taglio dell'erba, che a questo momento è esaurito, quindi dobbiamo trovare delle risorse per integrare. Finché non avverrà questo non sarà possibile intervenire. Invece quel cittadino che segnalava la siepe in via Vittorio Veneto all'angolo della caserma per inserirsi sulla statale, la siepe è stata segnalata al nostro ufficio, quell'ufficio verde, che ha già ordinato alla proprietà di sistemare il taglio in modo che rientri all'interno dell'aiuola senza che invada la strada e quindi che limita la visibilità. Invece la siepe ex carri del Carnevale, lo stesso, non so se era lo stesso cittadino, anche questo l'abbiamo segnalato e rientra nel programma dei lavori. Anche qui dobbiamo reintegrare però il capitolo legato all'esempio precedente. Okay. Il tombino, ne ho altre tre o quattro. Sì, sì, continuiamo. Il tombino di via Sant'Eusebio l'abbiamo segnalato ad ASET, che come ho già detto l'altra volta ha affidato delle risorse per la pulizia delle caditoie alla Rincicotti Orciani, quindi hanno già iniziato e l'abbiamo inserito nelle puliture che devono essere fatte. Un signore che chiamava per l'acquisto della finitrice, quel macchinario che fa le asfaltature. Allora, poiché le asfaltature non si fanno in inverno, quindi si potranno fare da marzo-aprile, durante l'inverno faremo la gara per l'acquisto, che per un costo di 110.000 euro più IVA. Quindi anche su questo stiamo andando avanti. Qualcuno chiedeva del centro storico dei bagni pubblici, sia per i nuovi bagni pubblici, ma su quello ho già dato una risposta la volta scorsa, per quelli al Pincio. Al Pincio ci sono 4 bagni pubblici che sono stati fino al 31-12 gestiti da LAMI. 2 li utilizzavano per gli autisti, per i propri dipendenti, e gli altri 2 si facevano carico di gestirli e messi a disposizione per il pubblico. Soltanto che ora necessitano di questo 31-12 si è chiuso il contratto con AMI, però da una revisione necessitano di alcuni interventi per renderli agibili, quindi alcuni lavori di manutenzione, le lampade d'emergenza, e adesso non sto a elencare
E poi c'è tutto il tema del costo della gestione della pulizia, però ecco, finché non saremo in grado di fare questi interventi di piccola manutenzione che hanno comunque un costo che in questo momento non abbiamo in capito, ma li prevederemo nel nuovo quindi bilancio. Bisognerà attendere un po'. Un po'. Okay. San Lazzaro, arrivo alla fine, sono. Sì. Riqualificazione zona pedonale tra la scuola commerciale e Montessori, su questo abbiamo dato disposizione di dare una sistemata e poi quello rientra in un intervento di riqualificazione che richiede risorse più importanti, quelle non siamo in grado di farle, però abbiamo dato disposizione di intervenire per dargli una sistemata per renderle accessibili, onde evitare quando piove di essere praticabili. Ripristino delle strisce pedonali a Sant'Orso in via Sant'Eusebio sono programmate nella settimana del 26 ottobre. Semafori alla liscia e semafori di via Negusanti. Che era malfunzionante. Abbiamo sistemato tutti i pulsanti, okay. Sia quelli di via di Villa Giulia, di viale Primo Maggio e della liscia. Per quello di via Negusanti, no, c'è un tema che noi puntualmente li ripariamo, poi ci sono i soliti maleducati, per non usare altri aggettivi, che con gli altri vandaggi vanno a rompere e i fili puntualmente si rompono, perché queste sono le cause che Ah, si sono ecco. ripetute. Quindi questo lo voglio censurare e condannare, perché poi alcune volte siamo fatti male anche noi e con questi comportamenti facciamo un danno poi Alla alla collettività, certo. collettività. Invece per il semaforo di via Negusanti, questo ogni volta che si rompe noi mandiamo una ditta autorizzata a ripararli, però lì c'è un tema che sono talmente vetusti questi impianti che devono essere sostituiti. Qui si tratta di un intervento di 10.000 euro che non ci sono nel capitolo del 2015, quindi dovremo prevedere nel 2016, però nel frattempo andiamo a ripararli, ma purtroppo si rompono con ricorrenza essendo molto, molto vecchi. Abbiamo altre segnalazioni? E adesso vado velocemente, vado alla passeggi. Benissimo, che ha Passeggi chiamato un c'era un signore, signore che sì. con ilarità evidenziava questa contraddizione dei cartelli nei due lati, uno opposto all'altro. Allora li sistemiamo, lasciamo quello dove c'è l'obbligo di raccolta degli escrementi degli animali e toglieremo l'altro, ma l'altro era presente perché sono andato a verificare, ho scoperto che c'era un'ordinanza del 1992 a firma dell'allora sindaco Giuliani che vietava la presenza dei cani, quindi adesso io questa la revocherò, ovviamente con tutte le regole che ci devono essere per avere un Certo. cane. Però quello è uno spazio che si vive, quindi è giusto dare la possibilità anche a questi. Per cui la contraddizione dei due cartelli verrà superata. Do anche un'altra buona notizia a dei, non so, non hanno telefonato, ma avevano cercato me, mi hanno fermato anche per strada per segnalarmi questa cosa, la chiusura e apertura dei passeggi. Allora abbiamo affidato ad una di quelle società di vigilanza che già lavora per la nostra amministrazione, lo abbiamo fatto a costi zero, regolando magari, riorganizzando meglio il servizio, quindi i passeggi tutti i giorni verranno aperti alle 6.30 del mattino e verranno chiusi, dopo aver fatto un sopralluogo, alle ore 21. Questo per dare una maggior tranquillità e sicurezza a quel luogo nelle ore notturne. Benissimo, sentiamo subito chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, ascolti, io mi chiamo Furlani Carmen e la chiamo da Bellocchi. Sì. E io abito di fronte a Don di Salotti, su una 21ª strada, via Einaudi, più o meno la zona commerciale. Sì. Noi non riusciamo ad attraversare la strada perché c'è ovviamente un traffico. Noi, anche se vogliamo cedere a piedi e attraversarla, abbiamo richiesto già con l'altra giunta delle strisce pedonali e questo non è possibile. Di conseguenza, essendo una zona industriale, sfrecciano a forte velocità. E appunto quello che ripeto, la strada 21ª, quella che riguarda di fronte a Don di Salotti, per tutte le famiglie che abitano su questa via, e poi ci sono ovviamente che la domenica c'è questo traffico, macchine parcheggiate a destra e a sinistra. Non essendoci le strisce, noi non possiamo attraversare, perlomeno la attraversiamo, però se ci succede qualcosa non abbiamo È nessun diritto, pericoloso. no? È un problema. L'altro problema è, se è possibile, visto appunto che per andare in bicicletta è possibile fare un
tratto per la pista ciclabile in questa zona industriale, che sono le strade belle, larghe. Grazie per la segnalazione. E poi c'è un altro problema, l'ultimo, che le ripeto, sì. La prima strada di Bellocchi, che è sempre quella di 100 anni fa, con una nuova zona industriale e tutta questa roba che c'è, è possibile farla a senso unico? Perfetto, cominciamo dalla prima e quindi da questo sì, passaggio adesso, attraverso Avento. Su questo non è che sono in grado di rispondere, prendo atto, però mi rendo conto perché effettivamente quella è una zona molto trafficata, ci sono tante attività commerciali, quindi ci passiamo tutti, ci passo anch'io, ci sono delle rotatorie e quindi sarà mio compito segnalarlo all'ufficio viabilità per verificare come mettere in sicurezza l'attraversamento della strada, perché poi uno può parcheggiare da una parte e avere la necessità di andare nell'esercizio della parte opposta. Il tema delle piste ciclabili mi fa piacere perché ci stiamo attrezzando per lavorare su un ridisegnare tutta una serie di piste ciclabili. Adesso la prossima settimana porteremo anche in giunta, adesso non voglio dare anticipazioni, però con Asset Holding stiamo programmando degli interventi per mettere in sicurezza alcune piste ciclabili nella zona centro e per rifarne e sistemarne una che darà la possibilità, andando anche con la realizzazione del nuovo tratto dell'interquartieri, quando sarà ultimato e che vedrà anche quella una pista ciclabile, che consentirà, diciamo, da Sant'Orso andare in bicicletta fino al Lido. Poi adesso non voglio anticipare, però ecco, per dire qual è la nostra attenzione verso le piste ciclabili. E su quella strada crede che sia possibile realizzarla? Qui ci sono spazi ampi, ovviamente adesso abbiamo attrezzato anche uno staff che lavorerà esclusivamente su questo. Dal 1° novembre avremo anche un'altra risorsa importante che viene dal comune di Pesaro, che è fanese, che lavorerà su questo insieme ai nostri uffici, quindi ci stiamo attrezzando e stiamo dando delle risposte. A Fenile i lavori mi hanno detto stamattina che sono ripresi, quindi siamo coerenti con quanto detto. Abbiamo illuminato, è una delle prime cose che ho voluto fare, illuminare la pista ciclabile Fosso Seiore Arzilla, anche quella molto apprezzata dalla gente, quindi ecco, anche su questo si è visto un segnale nuovo verso le piste ciclabili, verso la mobilità sostenibile, se così la possiamo chiamare. Scusi, invece per quanto riguarda senso unico, in realtà le altre volte sì. Hanno segnalato questo problema. No, su questo anche la volta scorsa un cittadino di Bellocchi ha chiamato, ho spiegato che noi ci stiamo muovendo quartiere per quartiere. Adesso ci siamo adoperati, sul Poderino, dove abbiamo programmato una serie di interventi, lì faremo anche un bel lavoro quando sarà ultimata l'interquartieri con le asfaltature che programmeremo, e anche su Bellocchi, e nel nostro programma c'è anche il senso unico lì. Però faremo, come nostra abitudine, un incontro con i cittadini perché vogliamo condividere con loro le proposte. Ovviamente le cose non possiamo farle contemporaneamente in tutta la città, abbiamo fatto questa scelta di seguire un quartiere alla volta per fare il giro della città. Cominciamo con le segnalazioni perché sono tantissime. Per i disabili con i San Pietrini non si cammina, è difficile con la carrozzina. Quindi anche qua non so se sono previsti interventi. No, i San Pietrini sono per sé un po' sconnessi, non è come la strada asfaltata, quindi è per loro natura, non sono semplici. Dopo dobbiamo essere onesti, in alcuni casi alcuni San Pietrini sono usciti, anche lì richiede un intervento di manutenzione. Allora, i nostri uffici, come con le buche, intervengono quando ci segnalano un San Pietrino o un buco che si verifica per il centro. Però ecco, non è di facile soluzione, perché proprio per la natura dei San Pietrini. Ok, torniamo a parlare del problema degli autobus pieni e degli studenti che appunto rimangono a piedi, perché su questo disagio ci arrivano segnalazioni da Sant'Orso, San Lazzaro e Fenile di Fano, dove i ragazzi dicono che riescono a salire sui mezzi dell'azienda pubblica di trasporto, sono comunque costretti a rimanere uno attaccato all'altro, rischiando oltretutto di cadere o farsi male ogni qualvolta il pullman frena o comunque compie una manovra di svolta. Vorrei ricordare anche che non ci sono soltanto i giovani a salire sugli autobus, ma anche persone disabili o anziani.
In questo caso il comune può fare qualcosa, perlomeno sollecitare l'azienda pubblica sì, di trasporto? Sì, noi lo abbiamo già fatto onestamente, perché non è la prima segnalazione. Dopo dobbiamo ricordare che non è un servizio gestito dall'amministrazione comunale, qui parliamo di TPL, esatto. E qui abbiamo due tipi di servizi, quello per le scuole elementari, gli scuolabus, che hanno una gestione esclusiva per gli studenti, seguiti direttamente dai nostri uffici. Poi c'è il TPL, che è il trasporto locale pubblico locale, che non è gestito da noi. È chiaro che poi non è che viviamo sulla luna, quindi il sindaco si preoccupa, come lo ha fatto l'assessore, segnalando innanzitutto ad AMI, adesso lo abbiamo fatto già dalla settimana sì. scorsa, adesso continuo le segnalazioni, sarà nostra cura risegnalare la cosa e capire come trovare una soluzione, perché è un problema molto sentito, effettivamente c'è un aggravio rispetto allo scorso anno di questa situazione. Sempre su questo. Dopo qui va anche detto che purtroppo il taglio sul trasporto pubblico che è arrivato dallo Stato alla Regione ha portato a una diminuzione dell'utilizzo dei mezzi e delle corse. Ricordano anche che gli autobus possono trasportare un numero preciso di sì. passeggeri, e questo sicuramente viene ogni volta non rispettato. Pronto? Sì, che abbiamo in linea. Non ci sì. sente? Allora continuiamo con le nostre segnalazioni. Chiedo alla regia di prepararmi una foto che riguarda la Rocca Malatestiana, ne dobbiamo avere una o due. Intanto le vado a leggere la segnalazione di un nostro cittadino, eccola qua. Sì. E vi ricordiamo anche che quelle che non riusciamo a leggere durante la serata cerchiamo di recuperarle nelle volte successive. Questa infatti ci è arrivata 2 settimane fa. Buonasera sindaco, quest'estate ho incontrato un gruppo di turisti che stavano fotografando le bellezze della città di Fano. Mi hanno chiesto di trovare una parte di mura senza vegetazione. Caro sindaco, spendiamo 2000 euro per la pista ciclabile Fano Finile, non sarebbe il caso di spendere qualcosa per la manutenzione delle antiche mura? Sì, il problema è che qui sono risorse importanti, perché noi abbiamo... È un intervento costoso? È abbastanza costoso, perché lì poi devono scendere con la fune. Però per quello che riguarda la rocca, adesso sul bastione San Gallo siamo intervenuti, grazie anche all'opera di questa associazione che gestiscono il bene storico, però sulla rocca noi stiamo lavorando per riuscire ad arrivare, speriamo di farcela, per la prossima estate, quindi per il prossimo maggio-giugno, con la realizzazione dell'uscita di sicurezza, perché noi dobbiamo sapere che la rocca attualmente non può essere utilizzata completamente, sì. possono entrare soltanto 99 persone per ragioni di sicurezza, in quanto non c'è l'uscita di sicurezza. Per cui da gennaio dovremmo lavorarci, vogliamo stanziare delle risorse per questo, e in quell'occasione vorremmo mettere mano anche alla vegetazione perché sta crescendo, purtroppo non è soltanto lì, anche in altre parti delle mura, lì addirittura c'è un albero in fondo, io tutte le volte che ci passo mi sento male perché effettivamente è un bel monumento e non è un bel vedere con quella vegetazione. Comunque interverrete magari nei sì, è nostra intenzione, mesi. Però dobbiamo... Io ecco, vorrei sempre ricordare il contesto in cui noi lavoriamo, perché sono tante cose, ma ogni cosa ha un equivalente economico. Allora è vero che sono piccole cose, ma tante cose diventano un grande intervento. E anche noi dobbiamo fare i conti con quelle che sono le nostre capacità di bilancio, e purtroppo, ahimè, per quello che riguarda il bilancio ordinario, perché questi rientrano nelle attività di bilancio ordinario, mentre l'uscita di sicurezza è sul fondo investimento, dove noi abbiamo sì. molte risorse bloccate per il patto di stabilità, invece nella spesa corrente siamo in forte difficoltà. Dovremmo fare un taglio di oltre 2 milioni e mezzo, non so come fare, per il 2016, ma su questo ovviamente una piccola parte la destineremo, e la rocca ha priorità su tutte. Dunque, forse abbiamo recuperato la telefonata. Ce l'abbiamo? Sì. Sì. Pronto? Pronto? Buonasera. 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 Prego. Allora, volevo chiedere due cose sì. al sindaco. Buonasera, sindaco. Buonasera. Sono Bevilacqua, sì. La chiamo. Le volevo proporre due cose. Una, la segnaletica orizzontale dei passaggi pedonali, che è pietosa per tutta la città e via. E l'altro, che non mi è stato bene, che ho visto per il dragaggio del porto, Marina dei Cesari, che ha fatto vedere quel
quel motoscafo grosso lì, lei che è Marina dei Cesari ha fatto un monopolio, perché non si mette un po' di soldi suoi, che lì pagano un casino di soldi e fa tutto suo? Non ho capito, scusi. Allora, le strisce pedonali... Sì, no, quello che è, sì. No, per il dragaggio al Marina dei Cesari. Del Marina dei Cesari. Sì. Allora, Marina dei Cesari ha fatto un monopolio. Sì. Grossissimo. Cioè, uno paga una barca di soldi per tenere. Però lei non tira fuori, Marina dei Cesari non tira fuori una lira. Perché dobbiamo spendere i soldi pubblici per fare il dragaggio? Sì. Per loro? Sì, sì. Beh, in realtà non no, è allora soltanto spieghiamo. La Marina... No, qui è importante spiegare, perché non li spendiamo noi. Allora, intanto abbiamo fatto un'operazione straordinaria, e qui ci metto tutto il mio merito, perché veramente mi sono speso in prima persona, insieme all'assessore Paolini, abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Lo voglio rimarcare, perché riuscire a fare un intervento come questo non era scontato e non si è mai verificato di un'entità così grande in passato, e non è finita qua. Qui il porto ha più caratteristiche, ha il porto turistico che è una gestione privata, poi c'è tutta la marineria, tutto quello che riguarda la pesca con la Darsena da Giorgin, con quella delle Vongolai, e poi c'è tutta la parte della canteristica. Noi abbiamo fatto in questa operazione 25.000 metri cubi di dragaggio per tutto il canale, che consente di uscire ed entrare in sicurezza alle nostre barche di pesca. Io fra l'altro sono andato anche al giorno in cui sono ripreso l'attività di pesca, sono andato un po' col pensiero per vedere come andavano le cose, sono usciti bene e questo mi fa piacere. E lunedì scorso vi è stata una conferenza di servizi, ci hanno dato l'ok per altri 9.000 metri cubi, che questo consente di avvicinarci sempre più alla darsena destinata alla pesca, quindi per i nostri pescatori, che consentirà ulteriormente maggiore pescaggio al porto. E però questo dobbiamo ricevere il decreto, finché non abbiamo avuto questo dovrebbe arrivare, salvi imprevisti, venerdì. Poi c'è tutto il tema del porto turistico a cui fa riferimento il signore, e noi lì non abbiamo pagato per il dragaggio. Lì ci saranno 2.000 metri cubi di dragaggio, ma sono a costo di Marina De Cesari, che gestisce quello spazio, perché giustamente è gestito da privati, non devono essere risorse pubbliche che intervengono per quello, anche se dobbiamo riconoscere che quell'attività è un'attività importante per la nostra città, perché comunque significa turismo, significa attività turistica e con delle ricadute economiche. Quindi io anzi spero che queste attività aumentino, perché significa posti di lavoro, significa presenze nel nostro territorio. Certo. Per quanto riguarda invece la segnaletica orizzontale? La segnaletica orizzontale, il tema è le risorse che noi abbiamo a disposizione per farla. Ho visto anche le risposte che ho dato, la settimana del 26 si faranno alcuni interventi a Sant'Orso. Stiamo programmando una serie di interventi di segnaletica orizzontale, dando priorità a quelle zone dove ci sono gli studenti che devono attraversare vicino le scuole. Purtroppo non abbiamo tutte quelle risorse che ci consentono di intervenire in tutta la città, ma gradualmente cerchiamo di arrivare dappertutto, tutto, anche con le risorse per il prossimo bilancio. Sindaco, gli automobilisti che escono dal parcheggio del cimitero di Sant'Andrea sono costretti ad avanzare sulla carreggiata principale per mancanza di visibilità e rischiando incidenti stradali. Sarebbe necessario posizionare uno specchio parabolico. Va bene, questo quindi è un'altra segnalazione. È prevista una rotatoria allo sparti di traffico di fronte al Codma di Rosciano, famoso per numerosi incidenti? Sì, quello è un problema e soprattutto quella è un'opera anche importante, sì. Che richiede risorse importanti. Allora, è nella nostra volontà volerla fare, ma nell'immediato non abbiamo proprio possibilità, perché abbiamo in programma altri interventi che hanno priorità e che rientrano nel tema del patto di stabilità, quindi in base agli spazi finanziari che noi abbiamo possiamo fare interventi, quello lì non rientra, però stiamo, proprio i giorni scorsi ho parlato con l'assessore Paolini, che segue assieme a me tutto il tema delle opere compensative, volevamo proprio proporre alcune rotatorie, provare a farle integrare con un nuovo accordo Stato-Regioni alla società Autostrade.
Tra cui pensavamo Fenile, pensavamo questo del Codno, quelle sì. zone dove c'è una maggior pericolosità. Però ecco, non posso dire al cittadino che a breve ci potrà essere una rotatoria lì, perché è molto grande e richiede un intervento molto importante che noi in questo momento non siamo nelle condizioni di poter fare. Dunque, un cittadino chiede di pulire i rovi dove sono nei passeggi, no, nei passaggi ciclabili del sottopasso del Vallato. Inoltre ricordiamoci anche di Via degli Olmi, che è piena di buche e le chiome degli alberi rendono inaccessibile il transito di camion. Le buche vengono segnalate anche nella strada comunale di mezzo, ci hanno appena inviato sì. delle fotografie ed effettivamente sono buche importanti. Non sono pochi i tre cantonieri, sindaco? Sono pochi, purtroppo sono pochi, ma noi dobbiamo fare i conti con le nostre capacità di assunzioni. Noi vorremmo anche con delle mobilità, anzi le avevamo già in programma, adesso compatibilmente con le nostre capacità finanziarie di bilancio, perché oggettivamente è molto complicato lavorare con tre operai soltanto che seguono i lavori sulla viabilità. Ci segnalano buche anche in via Mariani. Poi in molte vie di Fano ci sono alberi con rami che sono all'altezza viso, per cui è molto pericoloso transitare sia a piedi che in bicicletta. E qui il nostro telespettatore cita alcune vie come via Mariotti, De Gabrielli, Rossi e Battisti. Ricordiamo che c'è sempre qualcuno a casa che segna. Sfuggono. Sentiamo questa telefonata e poi mandiamo qualche sì. secondo di pubblicità. Pronto? Sì? Buonasera. Pronto? Buonasera, sì, dica pure. Pronto, mi sente? Sì. Buonasera, sono Giancarlo della Lega Navale di Fano. Sì. Volevo sapere una cosa, i scivoli che da noi sono tutti chiusi, no? Il porto l'hanno fatto con i soldi dei contribuenti, ma perché tengono i scivoli chiusi che non li usano neanche, specialmente la Marina di Cesare? Una. Sì. E l'altra domanda era, le biciclette, quelle rosse, arancioni a noleggio, sono tutte scassate, chi è che le deve gestire? Le bike sharing, le biciclette, le biciclette pubbliche, sì. 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 Allora, sì. questo tema degli scivoli è un tema che rientra nella gestione in convenzione che ci hanno all'interno del porto. Adesso onestamente questa la devo verificare. Le biciclette rosse, quelle delle bike sharing, quelle che sono a disposizione con la tesserina che si possono prendere, quelle sì. tra l'altro vorrei ricordare che fu un'operazione, quando ero insieme al collega Minardi in provincia, partecipammo ad un progetto europeo e facemmo dirottare alcune risorse su Fano, perché erano tutte orientate in altri comuni, per far acquistare queste biciclette, che sono state posizionate nelle varie parti della città. Effettivamente poi, anche qui, noi non siamo sempre molto educati nel rispettare le cose pubbliche. Erano state sistemate prima dell'estate, devo dire che sono usate abbastanza, perché ne vedo spesso girare, vedo molte volte lì dove sono le rastrelliere che mancano, quindi vuol dire che sono da qualche parte, non le hanno rubate, anche perché si vedrebbe. E invece questo quindi bisogna, a fine estate, adesso cercare di risistemarle. Perfetto, mandiamo qualche istante sì. di pubblicità, fra poco. Bene, buonasera, vi ricordo che siamo sempre in diretta con il sindaco di Fano, Massimo Seri. Il sindaco continua a leggere le segnalazioni che stanno arrivando, ci dicono buche in viale Battisti. Inoltre abbiamo anche delle fotografie, se non sbaglio, in piazza 4 ottobre a Fenile di Fano un gruppo di ragazzi hanno svitato i bulloni delle panchine per poterle spostare e posizionare una di fronte all'altra, eccola qua la foto. Nulla in contrario, ci dice il nostro telespettatore, al nuovo posizionamento, ma in questo stato, non essendo più fissate, potrebbero ribaltarsi ogni qualvolta i giovani si siedono anche sullo schienale, sappiamo ormai che i ragazzi si siedono anche lì. Inoltre nell'anfiteatro si sono divertiti a rimuovere parte della pavimentazione. Insomma, evidentemente questi ragazzi non hanno altro modo per, sì, per divertirsi. Esatto. Si possono chiaro. Sistemare queste adesso cose. Adesso sono piccole cose, magari se ce lo chiedono invece di farlo fare a loro lo facciamo fare ai nostri incaricati, così evitiamo situazioni di pericolo, perché effettivamente se si svitano si rende insicura la stabilità della panchina e si rischia di far male. Certo. Quindi magari facciamo intervenire per farle spostare, abbiamo delle persone, sono delle RSU
persone che sono in mobilità, fra l'altro anche molto brave, che hanno fatto un bel lavoro prima dell'estate in giro per tutti i giardini, quindi adesso io lo segnalerò e cerco di far andare qualcuno. Bene. Sono residenti di Via Adige Carrara, le fogne sono intasate, ogni volta che piove rischiamo l'allagamento. A chi tocca rivolgersi, dato che nessuno ha mai dato una risposta? Gliene vado a leggere altre due perché riguardano sempre fogne e tombini. Sono state sistemate le fogne in zona Lido, visto che sottopasso si allaga ogni qualvolta piove? E poi Viale Dante Alighieri ha quasi tutti i tombini otturati, è possibile sistemarli prima dell'inverno? Quindi Lido, i tombini in Viale Dante Alighieri e poi in Via Adige Carrara, i tombini e fogne. Sì, come dicevo prima, ovviamente noi questo lavoro lo abbiamo affidato ad ASET, che lo fa a sua volta con una sua società, e qui c'è una novità, è la prima volta che si fa questo, io lo voglio dire, perché per anni i tombini non sono mai stati curati, puliti. Adesso stanno facendo anche un lavoro di video ispezione, perché bisogna anche capire dov'è il problema. Quando il tombino si apre e si pulisce va bene, ma in alcuni casi bisogna capire anche dov'è l'intoppo. E anche questo è un servizio che si farà. Ovviamente i tombini sono molte migliaia della nostra città, quindi è impensabile che si riescano a fare in poco tempo tutti. Però abbiamo dato incarico per diverse migliaia, per qualche migliaio di tombino da pulire, abbiamo destinato queste risorse. Per che cui si le faranno adesso prima dell'inverno? Stanno già facendo. È chiaro che, ripeto, non si è in grado di farlo in tutta la città, dove ci sono segnalazioni di situazioni più gravi, dove si formano anche allagamenti. Tipo il Lido, come diceva il Sì, il Lido però dobbiamo ricordare che il problema è molto più complesso, lì c'è un progetto di 800.000 euro perché lì sono stati in origine fatti male i lavori e bisogna intervenire con un progetto importante, ripeto, lì si parla di 800.000 euro per cui non è una cosa che si fa in poco tempo, quindi c'è già un progetto e questo quando sarà possibile. In alcuni casi ovviamente il Lido è una di quelle zone che hanno una priorità anche per le frequenze dei disagi che si verificano in quel luogo. Volevo chiedere se a Bellocchi è possibile avere una cabina per aspettare il tram prima dell'incrocio che porta all'Ocean, dato che ci sono tantissimi ragazzini in mezzo alla strada e sotto le intemperie. Qui so che lo stesso sì, noi abbiamo già fatto un lavoro, in alcune situazioni l'abbiamo risolto. Alla Trave, a Sant'Orso. È chiaro che anche qui un po' alla volta arriviamo dappertutto, perché ripeto, ogni cosa sono piccole cose ma sono risorse. E se guardiamo tutte le telefonate che sono arrivate, già parliamo di una certa entità economica di interventi. Però ecco, anche questo è un percorso che abbiamo iniziato, che francamente in passato non si era fatto. Un nostro telespettatore è tornato anche a richiedere una pensilina anche alla scuola Fabio Tombari, ce ne eravamo già occupati anche qualche mese fa nel nostro telegiornale, però anche lì effettivamente il problema è lo stesso, quindi solo intemperie, i ragazzi non sono a riparo. Sì. Abbiamo una telefonica, pronto? Pronto? Sì. Salve. Salve, senta, sono Zeno, mi chiamo Pino Rusciano. Sì. Prima di tutto volevo dire la vergogna per il settimo assessore. Seconda cosa, volevo dire un'altra cosa. Quando una persona si candida in regione, prima si deve dimettere o da consigliere o da assessore comunale o provinciale. Poi di questo è stato riportato. Un'altra cosa, il degrado delle strade di Rosciano, chiudere le buche... è solo buttare i soldi in un fiume e basta, perché si cammina sempre peggio. Via 4 novembre, via le strade di mezzo di Rosciano, andando al cimitero non si cammina più, le macchine si sono spaccate tutte, si spaccano tutte. Un'altra cosa ancora, siccome con la Zunghetti eravamo andati nella scuola di Bellocchi a fare un sopralluogo, poi hanno fatto vedere quello che gli pareva loro, il degrado della scuola di Bellocchi e la pericolosità che c'è per i bambini è una cosa vergognosa. Le caritoie sono sotto i 15 centimetri sotto l'asfalto, i cordoli tutti mossi, le transenne all'entrata del parcheggio sono tutte storte, vengono via con le mani, i bambini che tolgono e mettono la strada. È un disastro, la rete, i paletti della rete si sono rotti tutti, nessuno li guarda, un cavo della corrente che passa nel muro
l'hanno messo su così, con un nastro, ha messo un nastro per tornare. Ci scusi, che scuola? Parla della Fabio Tombari? Sì, la scuola di Bellocchi. Esatto, quella che Tombari, dicevamo sì. Poco fa. Benissimo, grazie, grazie per la segnalazione. Perché siamo andati insieme, voglio dire, è un anno già, nessuno si è fatto vedere, nessuno ha fatto niente. Abbiamo capito il problema, insomma ci sono diverse risposte. Sì, allora, ritornando al tema del settimo assessore, l'ho già spiegato in apertura, è una cosa che si fa a costo zero. Io quindi, è come se uno c'ha un'attività, può avere una persona in più e che non costa nulla, quindi non vedo quale sia possa essere il problema, se non altro quello di portare un ulteriore aiuto. Io su questo sono molto attento, in momenti difficili come questi, difficoltà di bilancio, io sono il primo a dare il buon esempio e quindi ho detto qualsiasi operazione deve essere senza un costo, un euro in più per la collettività. Per le buche e strade di mezzo già l'abbiamo segnalata più volte. Candida, ognuno, non posso io rispondere per altri, io ho sempre tenuto un comportamento corretto e poi uno è libero di dimettersi o meno, sì. Adesso non sta a me giudicare. Strade di Rosciano, sappiamo perfettamente, dove ci sono le buche cerchiamo di intervenire con i programmi che si fanno, lì c'è un tema di asfaltature, e lì c'è la strada di mezzo che ha necessità, poi c'è la strada che porta al cimitero di Rosciano che ha bisogno di essere asfaltata. Noi abbiamo un elenco e abbiamo già destinato 1 milione di euro, speriamo di poterli usare nel 2016, nella primavera del 2016. Proprio domani ci sarà una conferenza sul cimitero, quali sì. Novità? Sul cimitero sono? Stiamo facendo passi in avanti, anche su questo io lo voglio ricordare, non si può arrivare, io sono qua da un anno, arrivare ad una situazione in cui non ci sono più loculi, non ci sono spazi, vuol dire che non c'è stata negli anni una programmazione, perché questi interventi si programmano nel tempo. Quindi abbiamo dovuto correre, abbiamo già presentato in giunta il progetto preliminare per l'ampliamento del cimitero di Rosciano, sia un intervento previsto per il cimitero dell'Ulivo, questi da fare subito nell'inizio del 2016, anzi questi dovrebbero partire prima. E poi vorremmo gradualmente intervenire anche sui piccoli cimiteri, sia camminate, Sant'Andrea, adesso non faccio l'elenco, gradualmente arrivare in tutti. E adesso domani c'è una conferenza stampa perché abbiamo preso alcuni accorgimenti, sono vicine le feste di Tutti i Santi e dei Morti, c'è un rispetto verso le persone che ci hanno lasciato, c'è il dolore delle famiglie, quindi fa parte della nostra cultura, è giusto farci trovare preparati e rendere il più accogliente possibile i nostri cimiteri. Quindi annunceremo alcune iniziative, abbiamo risistemato la navetta, alcune cose, alcune problematiche c'erano nei vari cimiteri, sapendo, consapevoli che ci sono dei disagi, ci sono degli interventi strutturali da fare, che faremo anche questi nel tempo, però li abbiamo programmati. Purtroppo le cose non si possono fare tutte in una volta. Ecco, io prendo atto, arrivo, ho preso un'eredità che non ha visto una programmazione di interventi quindi sui cimiteri, purtroppo. Ok, dunque, in via Roma i ragazzi aspettano il tram in mezzo alla strada. Un altro nostro telespettatore ci parla sempre di questi cartelli all'ingresso dei passeggi, ne abbiamo parlato proprio in apertura, vi ricordiamo che da domani tutta questa puntata potrete riguardarla anche sul nostro sito occhioallanotizie.it. In centro ci sono troppi parcheggi a pagamento e con disco orario. Chi ci lavora dove deve parcheggiare? Almeno alla caserma non si potrebbe togliere il disco orario? Dentro la caserma ce ne sono solo una piccola parte col disco orario, gli altri sono tutti liberi, però ecco, dobbiamo fare in modo di lasciare anche dei parcheggi non a pagamento e dare la possibilità di una circolarità, perché se pochi occupano per tutta la giornata tutti i parcheggi diventa, poi c'è un altro problema. Quindi una piccola parte è stata messa a disco orario, poi fra l'altro non siamo stati neanche noi, però l'ho condivisa questa cosa per consentire circolarità. E poi c'è la maggior parte rimane senza disco orario. Quindi. Ok, sono una cittadina di Ponte Sasso, vorrei chiedere al sindaco quando riprenderanno i lavori per sistemare il rio Crinaccio. Sì, allora intanto abbiamo fatto questo primo intervento che ha già dato delle risposte, perché io ricordo sempre quando si è allagata l'ultima volta Marotta, rio Crinaccio non ha mantenuto grazie a questo intervento, perché altrimenti le due aree si allagavano contemporaneamente.
Noi abbiamo previsto un secondo stralcio per circa 300.000 euro che si realizzerà nella prima parte del 2016, quindi i primi mesi dell'anno. Il tecnico che abbiamo incaricato è quello che sta seguendo in questo momento i lavori dell'amianto, dello smaltimento dell'amianto. Questo ha avuto un'urgenza perché i lavori andavano finiti, realizzati, progettati, realizzati e pagati entro il 31-12, altrimenti rischiavamo di perdere queste risorse. Appena finito di seguire questi lavori, riprenderà subito con l'ultimazione del progetto, che dovrà essere inviato poi per lo screening via in provincia. I tempi che la provincia ci chiede per esprimere lo screening di via, e poi appalteremo subito i lavori per eseguirli. Quindi è già nel cronoprogramma, quindi voglio tranquillizzare i residenti di Ponte Sasso, e vorrei anche ricordare che questo era un lavoro che poteva essere fatto tanti anni fa, avrebbe risparmiato tanti disagi ai cittadini, e noi ci siamo adoperati da subito appena insediati. Ok, un attimo prima di ascoltare chi c'è al telefono. Buonasera signor Sindaco, vorrei sottoporre alla sua attenzione questo quesito. Non è possibile proibire l'ingresso di biciclette al cimitero urbano? Dice che appunto ci sono diversi ciclisti. Sì, allora, dentro il cimitero urbano è vietato andare con la bicicletta. Poi ci sono, mi è capitato per esempio una signora molto anziana che un giorno mi ha detto: Sindaco, faccia in modo che io possa entrare appoggiandomi sul manubrio della bicicletta, che mi serve come appoggio per entrare, di fronte a una situazione del genere, per carità. Ma vista la segnalazione penso che probabilmente ci siano più persone che entrano con la bicicletta. È vietato entrare con la bicicletta nel cimitero urbano, quindi chiederò a coloro che lavorano all'interno del cimitero di fare in modo che le biciclette le lasciano fuori. Abbiamo qualcuno al telefono, giusto? Pronto? Sì, pronto. Sì. Buonasera. 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 Allora, mi chiamo Costantini, abito in centro e volevo fare una riflessione sull'ultimo colpo di genio, direi, del servizio mobilità. Sì. In relazione allo sbarramento che è stato fatto su Viale 12 Settembre per l'ingresso verso Via Nolfi, cioè in quel piccolo parte di Via Nolfi che si poteva fare. Okay. Allora, immagino che il tutto sia derivato, non so, dal servizio proprio che Fano TV ha fatto una decina di giorni fa, penso che fosse, esatto. Allora, il servizio era carino, il problema forse c'era, ma forse anche no. Fatto sta che dopo due notti di pensiero, visto che la notte porta consiglio, hanno pensato bene di chiudere del tutto la via e così hanno risolto il problema. Ma al di là della battuta, però voglio dire, se quella è una zona, cioè i due divieti che c'erano salendo sul parcheggino erano perché è una zona ZTL. Esatto. Ma se la ZTL serve per far transitare meno traffico in città, cioè per abbassare il carico di traffico in città, penso che questa soluzione di fatto abbia esattamente avuto l'effetto contrario. Perché? Perché adesso come si accede in quella zona? O si tira, se uno viene da via Carlo Pisacane, tira dritto per la stazione e fa tutta via Nolfi, quindi appesantisce ulteriormente il traffico su via Nolfi, oppure se deve passare se viene da ovest, diciamo, quindi da via Montegrappe, eccetera, cosa fa? Passa in via Cavour, che tra l'altro in questi giorni in via Cavour ci sono anche. Perché voglio dire, l'alternativa quale sarebbe? Perché io, quando è successo il primo giorno che mi ci sono trovata, ho visto che era sbarrato, non potevo andare. Vabbè, ho rifatto il giro per l'ospedale, dopo mio marito mi ha detto non potevi andare. Signora, abbiamo capito qual è il problema, anche il perché problema ce ne eravamo è già occupati, quindi chiediamo al sindaco, ecco, perché è stato messo questo cartello. Guardi, onestamente sorridevo perché anch'io ho avuto la stessa reazione della signora. Poi mi sono informato perché era stata una sorpresa anche per me, dico la verità. E poi ho chiesto all'ufficio perché era intervenuto. Effettivamente, anche dopo il servizio di Fano TV, c'erano state delle segnalazioni. Però concordo con la riflessione che la signora faceva, perché per diminuire il traffico rischiamo di aumentarlo, perché per entrare in via Nolfi, dove c'è poi via Mura San Gallo, uno fa il giro o diciamo dalla parte della Bella Napoli, insomma, per andare in via Nolfi dalla parte del comune, oppure deve entrare da dietro San Paternano. Sì. Fra l'altro la stradina stretta non è molto comoda. Io la prendo in questo senso. Un po' per educare, per dare un segnale, per ricordare che lì
c'è il ZTL, quindi non si può salire tranne coloro che possono transitare in zona ZTL. Adesso ne parlerò anche con l'assessore, magari cerchiamo di mettere un cartello, anche se onestamente il cartello era stato messo, ma poi la gente non lo rispetta e probabilmente non lo notava. Sicuramente con questo blocco adesso tutti lo notano e sì, faranno una riflessione più. Diciamo, lo prendiamo come strumento per far conoscere, educare all'utilizzo giusto dello ZTL. Però ecco, raccolgo le riflessioni della signora che onestamente condivido. Allora, le ultime segnalazioni. Alcuni ragazzi chiedono una pensilina nella fermata dell'autobus a Cucurano davanti all'ex Casa Lucia. Sì. Poi vorrei porre all'attenzione del sindaco lo stato di degrado della strada che collega il quartiere San Lazzaro alla zona dell'ex zuccherificio. È stretta con asfaltatura in condizioni pessime. Salve, sono un cittadino di Bellocchi. Mi sono accorto che nel campo di calcio di Bellocchi ci sono tre vecchi capanni che hanno la copertura in Eternit. E quindi chiede perché non si prendono provvedimenti, visto che riguarda appunto un sarà, luogo sportivo. Anche quello sarà fatto, è nel programma. Ovviamente qui tutti vogliono tutto subito, sono stati programmati i lavori, i piccoli interventi, lì sono più appalti. Uno è per l'ex mattatoio, uno per il palazzetto dello sport, sì. Venturini, e poi ce n'è uno per tutti i piccoli piccoli interventi, e questo rientra in questo appalto. Ultime due segnalazioni. Pensa sia possibile prevedere un progetto che coinvolga tutti i cittadini volontari per la manutenzione del verde pubblico e la pulizia della città? Molte persone potrebbero partecipare con piacere e soddisfazione nel vedere più ordine e decoro. Sì, intanto devo dire che appena insediati avevamo fatto un'iniziativa, sì, e ha avuto anche una bella partecipazione. E ho sollecitazioni spesso anche su questo. Noi abbiamo adottato un regolamento della gestione dei beni comuni che dà la possibilità a singoli cittadini, associazioni di poter curare alcune parti della nostra città. È un regolamento, un bel regolamento che anche altre città hanno adottato, partendo da Bologna, che sotto questo aspetto fa un po' scuola. E anche, per cui è uno strumento importante che va in quella direzione. Quindi se ci sono persone che sono all'ascolto, che sono interessate, o associazioni, possono mettersi in contatto con noi in modo tale che possiamo organizzare iniziative di questo tipo. Concludiamo con questa: perché non si danno in gestione le rotatorie in cambio di pubblicità? Visto che Fano è città del carnevale, non si potrebbe mettere un pupo nelle rotatorie d'ingresso della città? Come idea non sarebbe male. Sì, allora, qui è un altro problema che mi sono trovato. Penso che Fano sia l'unica città in Italia che non consente la possibilità di mettere dei cartelli pubblicitari a coloro che sistemano e attrezzano una rotatoria, perché si fa riferimento ad un articolo del codice della strada. Allora, anche su questo io ho un'idea in testa, sapendo che alcune rotatorie devono essere mantenute così perché non possono avere ostacoli in quanto sono attraversate dai trasporti eccezionali delle, sì, nostre barche, quelle lavoro, sì, e quindi non va ostacolato. Altre rotatorie vanno abbellite, perché poi sono un biglietto di ingresso della nostra città. Io quando vado in alcune città vedo queste belle rotatorie, sono un bel vedere. E quindi anche su questo stavamo ragionando, su alcuni concorsi di idee per attrezzare alcune rotatorie, dedicandole a quelle che sono le caratteristiche della nostra città, tra cui anche il carnevale. Ci abbiamo pensato, ovviamente però come tutte le cose non si fanno in poco tempo, ci vuole tempo un po' per tutto, ma sta nelle nostre idee. Bene, grazie Sindaco. Concludiamo qua questo nostro appuntamento, speriamo di averla presto nei nostri studi. Sempre a disposizione, poi visto le tante telefonate è un servizio che funziona e spero che abbiano apprezzato anche questa mia innovazione di rispondere quelle domande che non hanno avuto risposta immediata in trasmissione all'appuntamento successivo, quindi a disposizione di tutti. Grazie ancora per essere stato con noi, grazie a voi anche per averci seguito, arrivederci.